Buongiorno, belle anime. Oggi è una bella meditazione che vi aspetta, quella del perdono. Ora, se avete una persona che vi ha fatto una cosa grave, che insomma ci avete sofferto tanto e che non siete ancora riusciti a perdonare, probabilmente questa meditazione non fa ancora per quel caso, per voi. Perché? Perché se, bisogna essere anche pronti a perdonare, quindi si parte dal perdono per una cosa piccolina. Magari una persona che è stata sgarbata con voi, la potete perdonare, un parente che vi ha trattato male, ecco, una cosa un pochino più semplice rispetto a magari un qualcosa che vi portate dietro da anni. Quindi perdonare per esempio un genitore perché vi ha trattato male, vi ha fatto del male, eccetera, eccetera, diventa più difficile. Quindi si parte da una cosa più piccola. Ma se siete pronti, se avete già invece lavorato sul perdono, allora va bene, prendete quella persona che volete perdonare. C'è una frase, non so se mi sembra di Gandhi, però non vorrei dire una cosa sbagliata, che dice: non ti perdono perché tu ti meriti il perdono. Ti perdono perché io mi merito la pace. Guardate quanto è bella sta roba. In effetti, perché serve il perdono? Serve per scrollarsi un bel macigno che pesa qua sulle nostre spalle. Finché io ho una persona che mi ha fatto del male e rimugino sul male che mi ha fatto, io non sto bene, io non riesco a manifestare la mia vita ideale. E voi direte: no, vabbè, ma l'ho perdonata, non ci penso più. Non è vero, se l'avete perdonata solo con la testa e non con il cuore, quel trauma che voi avete subito a causa di quella persona ritorna. Ritorna, magari lo vedete in altre situazioni esterne, voi riprovate quella roba vecchia che avete provato. Per non farlo ritornare più, quindi per non gravarvi come peso sulle spalle, è assolutamente necessario far passare il perdono dalla testa al cuore. E questa è una meditazione che serve a questo. Quindi non va fatta una volta sola, ma più volte. Allora, prima di iniziare, che cosa serve? Ve lo dico subito. Serve che voi troviate tre mentori. Mentori sotto forma di angeli, cari defunti, cari ancora in vita, personaggi storici, personaggi del cinema, una persona che vi ispira. Dei guru, che ne so, tipo Gandhi, guru, insomma, comunque personaggi tipo Gandhi, tipo Madre Teresa o anche tipo. Aspettate, come si chiamano quegli indiani? Adesso mi viene in mente, comunque. Non ce l'ho. Comunque, insomma, va bene trovare tre mentori, ok? Sceglieteli prima di iniziare la meditazione. Quindi, eventualmente, stoppate. Prima scegliete tre mentori e poi potete avviare la meditazione. Se siete pronti, io metto una piccola musica. Dovete scegliere A, la persona da perdonare, B, i tre mentori. Dopo siete pronti. Attenzione, dovete voler perdonare con tutto voi stessi. Perché? Perché il perdono serve a voi, non serve all'altra. Sì, serve anche all'altra persona perché la lasciate andare, ma serve a voi, perché voi siete liberi da quel legame energetico che vi frena nella manifestazione del vostro futuro, della vostra vita, di quello che di bello la vita ci offre. È un vero freno, ma veramente da tutti i punti di vista. Ok, mettiamo la musica. Prendete una posizione comoda, più comoda possibile. Fate un bel respiro. E lasciate andare. Con l'espiro lasciate andare. Inspiro ed espiro. Faccio i miei piccoli aggiustamenti con il corpo affinché io possa essere rilassata. A partire dalla testa, dal viso, apro leggermente la bocca proprio appena appena per rilassare la mandibola. Ecco,
Rilasso i muscoli del collo. Faccio scendere le spalle. E col respiro rilasso piano piano tutto il mio corpo. Sentite com'è bello e com'è facile rilassarci, mollare le tensioni e permettere alla nostra mente di formare le immagini relative alle parole che sto per dirvi. Voglio che immaginiate voi stessi in un posto che conoscete o che non conoscete, che sia in natura. Potrebbe essere un bellissimo prato, un bosco, al mare, sulle rive di un fiume. Immaginatevi in un bel posto. E ora vedete arrivare verso di voi i vostri tre mentori. Vi stanno sorridendo. Sono lì per voi. Sono lì per proteggervi, per incoraggiarvi a perdonare, a lasciare andare. Sono lì per aiutarvi in questo processo di perdono. Grazie a loro iniziate a sentirvi pronti, pronti a perdonare quella persona che pure vi ha fatto del male, vi ha suscitato emozioni negative. Vi siete addolorati per quello che vi ha fatto. Ma voi siete più forti di quello che è successo. Siete persone senzienti che hanno voglia di realizzare la propria vita. Per questo state decidendo di perdonare quella persona. Di lasciare che faccia la sua vita, la sua strada. E che ogni legame energetico che avete avuto con lei venga totalmente reciso per decretare la vostra libertà. Adesso i mentori si mettono uno alla vostra destra, uno alla vostra sinistra e l'altro dietro di voi. Sono lì, belli solidi, per darvi un valido aiuto. Vi amano, vogliono fortemente che voi siate felici. Per questo vi stanno aiutando con tanto amore. Ora, da lontano, vedete arrivare la persona da perdonare. La persona si incammina verso di voi e si mette proprio lì, davanti a voi. A un metro da voi. Voi adesso gli elencate tutti i motivi per cui la volete perdonare, dicendole però che cosa vi ha fatto male del loro comportamento, del suo comportamento.
Quindi la guardate negli occhi, dritta, e le dite: dite il suo nome. Ti voglio perdonare per quella volta che, aggiungete qualcosa voi, mi ha impedito di uscire, mi ha imposto qualcosa, mi hai sgridato, mi hai sminuito, mi hai rinchiuso, mi hai punito. Elencate tutti gli avvenimenti, o anche se ce n'è uno solo, ripetete con parole diverse l'avvenimento che vi ha fatto male. Dovete dirle tutto nel giro di un minuto, il più possibile. Ti voglio perdonare perché quella volta mi hai detto che non valevo niente, che sarei fallita, mi hai mandato una maledizione, quello che è. Non importa che cos'è, però glielo dovete dire, perché lei deve diventare consapevole di avervi fatto così tanto male. Adesso in silenzio aggiungete tutti i motivi per cui volete perdonarla o ripetete il motivo principale più volte. Vi lascio un minuto. Ok, basta, non importa averci mille motivi o mille situazioni da perdonare in relazione a quella persona. Basta aver parlato, basta aver detto anche una sola parte e va bene così. Adesso dite alla persona e a voi stesse: io perdono me stesso o me stessa per, ed elencate tutti i motivi per cui volete perdonare voi stessi, perché anche voi avete fatto qualcosa che pesa sul vostro masso. Ad esempio, mi perdono perché ti ho odiato. Mi perdono perché ho parlato male di te a tante persone. Mi perdono perché quella volta che tu mi hai fatto quella cosa, io mi sono arrabbiata con i miei familiari e loro non c'entravano niente. Mi perdono perché ogni volta che ho pensato a te mi saliva il disprezzo. Mi perdono perché anche io nei tuoi confronti ho avuto tanti, tanti sentimenti negativi. Anch'io ti ho augurato del male. Ti ho mandata a quel paese. Ecco, fate un elenco dei veri motivi per cui volete perdonare voi stessi, compreso anche il fatto di avergli in qualche modo permesso di farvi del male, perché magari non eravate deboli, non avevate la forza di opporvi a quello che lui faceva, non gli avete risposto a tono, compreso anche questo, ma principalmente dite proprio cosa avete provato per lui di negativo e che
vi ha messo sul suo piano alla fine. L'odio, la rabbia, i pensieri negativi, le maledizioni che gli avete mandato. Ecco un minuto per voi, per perdonare voi stessi. Mi perdono per... Dite tutto quello che vi viene in mente per potervi perdonare. E ora c'è un'altra fase. Va bene quello che gli avete detto. Per una prima volta va benissimo. Adesso immaginate che quella persona, dato che vi ha fatto del male, abbia subito dei traumi, perché le persone ferite feriscono gli altri. Quindi questa persona a sua volta ha avuto grandi ferite, affinché poi offendesse anche voi e queste ferite le ribaltasse su di voi, facendovi del male. Adesso dite a questa persona: sai, mi posso immaginare perché mi hai fatto questo, perché mi hai trattato così male. Forse perché anche i tuoi genitori facevano queste cose con te, forse perché non sei stato amato, forse perché sei stato mandato in collegio oppure a vivere da un parente perché i tuoi genitori non ti volevano. Ecco, qua scatenate la fantasia. Immaginate perché e da quali traumi quella persona è passata per farvi poi così male a voi. Perché le persone ferite feriscono gli altri. Ditegli adesso: io immagino che tu sia ferito, che tu abbia delle vecchie ferite. Per esempio, immagino che, ecco, aggiungete in un minuto quello che potete pensare gli sia successo, anche se non è vero. Immaginate che abbia queste ferite e gliele dite. Avete un minuto. Forse sei ferito perché, diteli così, ok, adesso che avete capito che chi è ferito ferisce gli altri, è più facile perdonare quella persona, perché è un automatismo. Ferire gli altri deriva dal fatto che noi siamo stati feriti. Ora c'è la parte più difficile. Dovete ringraziare quella persona, dovete dirle grazie. Ad esempio, grazie perché mi hai reso consapevole che non voglio più avere Massi sulle mie spalle. Grazie perché grazie a te, grazie a quello che mi hai fatto, io ho imparato qualcosa, ho imparato per esempio a non fare ad altri quello che mi hai fatto tu. Grazie perché il contatto con te mi ha insegnato a essere più gentile con me stesso, con gli altri. E grazie perché
Ho fatto una crescita personale. Grazie a te. Oppure proprio grazie perché quando mi hai sminuito, quando mi hai tolto valore, mi hai detto che non valevo niente, io mi sono dato da fare per dimostrare che valevo e ce l'ho fatta. Grazie anche a te. Capite? Trovate un grazie sincero. Anche per esempio, grazie perché ricordo che siamo stati anche bene insieme, mi hai invitato a casa tua, mi hai offerto un pranzo, ci siamo anche abbracciati, quindi ricordo anche momenti buoni con te, oltre a quello lì che invece mi ha fatto male. Nel caso di un genitore, grazie perché mi hai allevato, mi hai allattato, mi hai dato da mangiare, mi hai dato un tetto, mi hai fatto studiare. Trovate dei grazie reali, veri. Perché è vero, ci sono dei grazie veri da pronunciare verso queste persone. Non solo perché vi ha insegnato delle cose, ma proprio anche perché avete avuto momenti belli e buoni con loro. Vi ha insegnato cose dal negativo, ma anche dal positivo. Diteli grazie. E poi in fondo, diteli ti lascio andare, ti voglio bene. Diteli anche così, se ci riuscite. Vi lascio un minuto. Diteli dei veri grazie. Mi ha insegnato a crescere, mi ha insegnato a difendermi, mi ha insegnato ad essere gentile. Diteli grazie. Ti lascio andare, ti voglio bene. Molto bene, molto bene. Adesso guardate quella persona andarsene, tranquilla, e respirate, respirate, state in questo processo, respirando. Dopodiché vi voltate verso il primo mentore, quello alla vostra destra, e gli chiedete: ho perdonato? Chiamatelo per nome, se è una nonna, nonna Lucia, ho perdonato? Se è un angelo, arcangelo Raffaele, ho perdonato? E state in ascolto della sua risposta. Dopo vi voltate verso il mentore che sta dietro di voi. Lo chiamate per nome e gli dite: ho perdonato? Ascoltate la risposta che è immediata. E poi vi voltate a sinistra, verso il terzo mentore, e gli chiedete, chiamandolo per nome: ho perdonato? Ascoltate la risposta. Non ha nessuna importanza se le risposte sono no, ma dentro di voi lo sapete se avete perdonato. Le loro risposte le avete create voi col vostro cuore. Questo è solo un inizio. Se decidete davvero di perdonare, ripetete questa meditazione. Poi scrivete i grazie che avete pronunciato per quella persona, scriveteli su un foglio e recapitate il foglio a quella persona. Questo sarà davvero trasformativo. Concludete i vostri grazie con un ti voglio bene, ti lascio andare, ti perdono, mi perdono.
Ti amo. Adesso immaginate i vostri tre mentori che vi stringono in un abbraccio e vi dicono: va bene così. Qualunque risultato abbia questo processo, se avete perdonato oppure no, tu sei magnifico così come sei. Ti amiamo tanto. Ora conterò fino a tre e al mio tre tornerete qui con ancora più voglia di perdonare, di lasciare andare i pesi e di crearvi la vita ideale che meritate. Uno, due e tre. Ciao a tutti!